Buongiorno a tutti, mi presento, sono Alessandro Lovisotto, uno studente del liceo Cassini e oggi sono qui con i miei compagni per assistere a una conferenza della relatrice Alessandra Raffaele, presidente dell'associazione Liguri Astrofili Polaris e che tra le altre cose si occupa anche di organizzare il nostro progetto di alternanza scuola-lavoro. Appassionata di astronomia fin da bambina, ha frequentato numerosi corsi presso degli enti di ricerca e anche enti accreditati al MUR, tra i quali l'UAI, ossia l'Unione Astrofili Italiani. Ha tenuto varie conferenze presso il Museo di Storia Naturale, dove siamo oggi, e presso anche altre sedi. È docente nei corsi di astronomia presso Polaris e organizza numerosi corsi e seminari extracurricolari in varie scuole, fra le quali anche la nostra. I suoi campi di interesse, diciamo così, sono la cosmologia, le galassie e i pianeti extrasolari. Ed è proprio su quest'ultimo argomento che si focalizza la conferenza di oggi. Infatti, elementi quali acqua, carbonio, ossigeno e azoto, e quindi componenti essenziali della vita sulla Terra, non sono, diciamo così, un'esclusiva del nostro pianeta, perché sono largamente diffuse in tutto l'universo. E quindi la domanda che viene da porsi è se è possibile che ci sia della vita al di fuori del sistema solare. Ebbene, ancora oggi l'uomo tenta di dare una risposta concreta a questa domanda e soprattutto con l'ausilio della tecnologia, diciamo, dei progressi tecnologici che sono stati effettuati in questi ultimi anni, siamo riusciti a scoprire numerosi pianeti extrasolari nei quali è potenzialmente possibile che vi sia della vita. L'interesse per questo argomento è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, tanto da permettere la nascita anche di un altro campo di ricerca, ossia l'astrobiologia, che si occupa di non soltanto analizzare le forme di vita aliene da un punto di vista, per così dire, anatomico, ma anche di studiare la nascita, l'evoluzione e le differenze con l'essere umano. Più precisamente nella conferenza di oggi la relatrice ci presenterà la chimica dell'universo illustrandoci le varie teorie recenti su teorie scientifiche sulla vita e focalizzandosi su alcuni pianeti molto interessanti da un punto di vista biologico. Io ho finito la presentazione, quindi passo la parola alla relatrice, grazie per l'attenzione. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti così numerosi nonostante il brutto tempo e la pioggia. Allora, iniziamo subito, ma prima vi vorrei presentare i miei assistenti. Sono due ragazzi, due bambini che hanno fatto il corso base di astronomia presso la nostra associazione, quindi però faccio dire a loro i loro nomi. Tuo nome? Mattia. Francesco. Anni? 10. Bravissimo, sei è stato onesto Francesco, perché in realtà ne compie 7 fra un mese, non vede l'ora, però è stato onesto, ha detto ancora 6. Allora, loro sono i miei assistenti, quindi si occuperanno col computer, faranno l'avanzamento immagini e mi aiuteranno. Allora, iniziamo subito. L'immagine che vedete, che ho messo come copertina per questa conferenza, è già un'immagine molto evocativa e suggestiva, perché praticamente qui c'è tutto l'oggetto degli studi dell'astrobiologia. L'astrobiologia studia la vita, la nascita della vita e l'evoluzione della vita nell'universo, quindi anche sul pianeta Terra, perché la Terra è un pianeta dell'universo. E quindi vedete dalla nascita, cioè studiamo galassie, nebulose, fino alla nascita e all'evoluzione di tutte le forme di vita terrestri. Quindi diciamo l'argomento vastissimo. Andiamo avanti, Mattia. Allora, io vorrei fare un omaggio, scusatemi, non potevo iniziare questa conferenza senza fare un omaggio a Stephen Hawking, che è il fisico che è recentemente scomparso il 14 marzo e che tutti probabilmente voi conoscete, e quindi mi piaceva iniziare
appunto con un omaggio a lui, con questa immagine, con la sua bellissima frase che molti conoscono: guardate le stelle e non guardate i vostri piedi, per quanto difficile possa essere la vita, e se lo dice lui, poverino, che di difficoltà ne ha incontrato sul suo cammino, c'è sempre qualcosa che è possibile fare. E io aggiungo che c'è sempre qualcosa in cui è possibile eccellere, qualunque cosa. E quindi, insomma, tra l'altro Stephen Hawking si è occupato anche di studi di astrobiologia, famosissimo per aver scoperto la radiazione Hawking dei buchi neri, di cui abbiamo parlato già in qualche conferenza, sulla conferenza dei buchi neri dell'anno scorso. Quindi, insomma, un grave lutto per la scienza, però rimane come figura, diciamo, di incoraggiamento e di ispirazione per tutti quanti, sia per gli scienziati ma anche per chiunque, direi. Bene, andiamo avanti. Allora, l'astrobiologia è una, nessuna e 100.000 scienze, mutuando il titolo di un'opera di Pirandello, uno, nessuno e 100.000, possiamo dire che l'astrobiologia si occupa, per essere un astrobiologo bisogna conoscere la chimica, ovvero studiare gli elementi chimici presenti nel nostro universo, nel cosmo. La biologia, che studia la vita, le forme di vita, quindi terrestre, perché ad oggi la vita terrestre è l'unica che conosciamo nel cosmo. La fisica, la geologia, le rocce dei pianeti, soprattutto dei pianeti terrestri, e la climatologia e l'astronomia, ma l'astronomia in tutte le sue branche, nell'astrofisica, che studia la fisica delle stelle, dei corpi celesti, la cosmologia, che studia la nascita dell'universo dal Big Bang e poi l'evoluzione dell'universo, e anche l'astronautica dal punto di vista ingegneristico, perché si studiano le missioni che sono state fatte, che si faranno, che si stanno progettando per andare su altri pianeti, in primis fra tutti per l'esplorazione del sistema solare. Quindi bisogna conoscere a fondo e occuparsi anche di queste missioni spaziali. Andiamo avanti. Allora, che cos'è la vita? Definizione di vita. La vita, allora, innanzitutto non esiste una definizione di vita univoca dal punto di vista scientifico. La comunità scientifica è molto, diciamo, si discute su questo, però dal punto di vista dell'astrobiologia, la NASA ha scelto per i propri studi, e anche altri enti hanno scelto, questa definizione, che è quella forse più adatta per l'astrobiologia, anche se non è l'unica definizione di vita. Un sistema chimico autosostenibile, autoreplicante, in grado di sottostare alle teorie evolutive di Darwin. Quindi non basta che un organismo si possa riprodurre, occorre anche che possa evolvere e cambiare nel tempo per poter essere definito vivo, che possa evolvere e cambiare. Altrimenti anche un virus informatico potrebbe essere definito vivo. Andiamo avanti. Mi piaceva anche però dargli un'altra definizione di vita, che a me è piaciuta sempre tanto, non dal punto di vista astrobiologico, ma dal punto di vista prettamente fisico. L'ha data il fisico Schrödinger negli anni 40, scrivendo questo libricino, Che cos'è la vita, e lui dà una definizione di vita. Vita è un organismo, diciamo, che non aumenta la propria entropia. Allora, per il secondo principio della termodinamica, il secondo principio della termodinamica dice che in un sistema chiuso l'entropia, cioè il grado di disordine, tende sempre ad aumentare. Questo, per esempio, lo potete verificare soprattutto nelle camere di Mattia e Francesco: il disordine aumenta sempre, quindi l'entropia è ai massimi livelli, e ho verificato sperimentalmente che l'entropia aumenta. Ma un sistema vivente è un sistema che non fa aumentare la propria entropia, perché è un sistema ordinato. Se ci pensate, noi siamo un sistema ordinato, il nostro corpo con le cellule, con tutto quanto, è ordinato, funziona come un orologio, non è tutto mescolato nel caos e nel disordine, altrimenti noi moriremmo. Quindi noi fino alla morte abbiamo fino alla morte abbiamo un ordine perfetto, una sincronizzazione che ci fa vivere.
e contrastiamo così l'entropia. Ma come facciamo? A spese dell'ambiente circostante, perché noi è vero che manteniamo la nostra entropia bassa. Come facciamo? Prima di tutto ci nutriamo, prendiamo energia dai nutrienti e questa energia ci dà la forza di fare il lavoro, di tenere questa impalcatura perfetta a lavorare in questo modo, però noi facciamo aumentare l'entropia del sistema esterno a noi. Infatti produciamo rifiuti, per esempio, abbiamo prodotti di scarto, quindi a spese dell'energia, dell'entropia che aumenta esternamente, noi viviamo e manteniamo il nostro ordine interno. Questa è una definizione fisica e anche un po' filosofica, abbiamo dei risvolti su cui pensare, che mi piaceva mettere perché è molto famosa. Andiamo avanti. Allora, iniziamo a esaminare, a cercare la vita dell'universo. Da cosa è composto l'universo, prima di tutto? Questi sono i 10 elementi chimici maggiormente presenti nell'universo. Se guardate praticamente i primi due, l'idrogeno e l'elio, che sono appunto dei gas, degli gas nobili, l'idrogeno è l'elemento più semplice in natura perché gli atomi dell'idrogeno sono composti da un solo protone e da un solo neutrone, quindi è l'elemento più semplice. L'elio ha invece due protoni e due neutroni nel nucleo e due elettroni. Ma già l'idrogeno e l'elio fanno praticamente quasi il 100% di tutti gli elementi dell'universo. Il resto, ossigeno, carbonio, azoto, silicio, magnesio, ferro, zolfo e fosforo, sembrano veramente delle percentuali irrisorie rispetto ai primi due elementi che la fanno da padrone. Questo è vero, però bisogna considerare che l'universo è talmente grande che anche quelle bassissime percentuali che vedete bastano per creare mondi, mondi e galassie e un sacco di materia. Allora, ricordiamoci del carbonio, che sarà importantissimo, che vedremo bene più avanti. Il carbonio è il quarto elemento più abbondante dell'universo e questi elementi li troviamo in nebulose, li troviamo ovunque. Andiamo avanti. Ecco, questa è la tabella periodica degli elementi inventata dal chimico Mendeleev, dal chimico russo. Perché vi faccio vedere questa tabella che conoscerete molto probabilmente? Perché qui sono indicati l'origine degli elementi chimici. Quindi vedete, colorato, l'idrogeno è quello H che si trova in alto a sinistra e l'elio in alto a destra, HE è elio. Vedete, sono colorati in viola. L'idrogeno e l'elio derivano direttamente dal Big Bang, cioè dalla grande esplosione, diciamo così, tra virgolette, che ha creato l'universo. Quindi sono stati prodotti con la nucleosintesi primordiale. Invece tutti gli altri elementi, tranne gli elementi qui in fondo che sono prodotti in laboratorio dall'uomo, tutti gli altri elementi nascono all'interno delle stelle, o di grandi stelle o di supernove. Le supernove sono stelle che esplodono, di grande massa che esplodono, o di piccole stelle. Comunque guardate, soprattutto quelli colorati in marrone sono le supernove. Quindi praticamente tutti gli elementi, soprattutto gli elementi più pesanti, sono formati dalle esplosioni, sono diciamo, provengono dalla fusione nucleare dentro delle stelle e poi provengono appunto dall'esplosione di una stella massiccia. Quindi pensate che tutto l'oro, per esempio, che abbiamo, i nostri anelli, le nostre catenine d'oro, sono appartenuti, una volta erano atomi dentro una stella. Questo è l'aspetto un po' suggestivo e poetico del tutto, però è veramente scientificamente così. Andiamo avanti. Ecco, allora esaminiamo questi elementi. Il carbonio, ovvero l'atomo della vita. Come avete visto prima, è il quarto elemento più abbondante dell'universo. Il carbonio è un atomo che a prima vista non ha niente di speciale. Non ha un grandissimo numero di neutroni e di protoni. Praticamente ha solo 6 protoni. I protoni, vi ricordo, che sono le particelle
che compongono il nucleo dell'atomo cariche positivamente, e i neutroni invece sono le particelle che stanno sempre nel nucleo dell'atomo, ma come dice il nome sono neutre, e attorno a questo nucleo orbitano nel loro orbitale, secondo le leggi della meccanica quantistica, orbitano 6 elettroni a carica elettrica negativa. Un atomo, per essere neutro, deve avere esattamente lo stesso numero di protoni e di elettroni, perché hanno un carico, un segno, una carica elettrica opposta, e quindi si compensano e l'atomo in questo modo è neutro. Allora, il carbonio, dicevo, a prima vista non ha niente di speciale, eppure è l'elemento su cui si basa tutta la vita che conosciamo, cioè la vita sulla Terra, la vita di qualunque essere vivente. Non conosciamo un essere vivente la cui chimica non si basi sul carbonio. Ma è addirittura stato creato un termine, lo sciovinismo del carbonio, non so se l'avete sentito nominare, lo sciovinismo del carbonio è la teoria secondo la quale praticamente la vita non si può basare su nessun altro elemento chimico, è l'unico elemento chimico su cui, e questa teoria, per quanto strana e assurda possa sembrare, perché gli elementi chimici sono tanti, è possibile che non possa esistere una forma di vita basata su un altro atomo, per quanto strana possa sembrare, è veramente, fino adesso sembra che gli esperimenti di laboratorio, che le ricerche, sembra che veramente la valorino. Quindi incredibilmente sembra, dagli studi che poi potranno essere smentiti, per carità, anzi ci auguriamo che siano smentiti, perché sarebbe veramente una notizia epocale, però fino adesso sembra che sia l'unica atomo che può formare, che può essere alla base della vita. Perché? Perché l'atomo del carbonio è incredibilmente stabile, perché forma dei legami covalenti unendosi con altri atomi. Cosa vuol dire legami covalenti? Vuol dire che mette in condivisione i suoi elettroni negli strati più esterni con quelli di altri atomi, quindi si lega benissimo con atomi diversi e anche con se stesso, e quindi riesce a creare delle molecole molto complesse e stabili. Le molecole sono formate da tanti atomi, ovviamente. Andiamo avanti. Allora, queste sono delle forme allotropiche, cioè tipi di forma che può assumere il carbonio. Guardate, sono molto belle anche esteticamente. Allora, le guardate, ogni puntino che vedete nell'esagono, per esempio, ogni punto è un atomo di carbonio. L'atomo di carbonio si lega con se stesso e può fare delle lunghissime file di atomi che hanno queste forme. La forma A, per esempio, è la forma del diamante, perché il diamante è formato da atomi di carbonio. La forma B è quella della grafite. Ora, la forma del diamante è, il diamante è uno tra i materiali più duri che conosciamo, infatti rompere un diamante è impossibile, e invece la grafite, la forma B, è uno dei materiali più morbidi che conosciamo. E tra l'altro dalla grafite si è scoperto anche il grafene, che è un tipo di materiale innovativo su cui si stanno facendo molte ricerche. Praticamente la grafite, che è formata da atomi di carbonio che si mettono in posizione planare, diciamo, piatta, se dalla grafite noi riusciamo a isolare un solo foglio monoatomico del carbonio, in modo che ci sia solo lo spessore di un atomo, che questo foglio sia composto dallo spessore di un atomo, si ottiene il grafene, che è un materiale molto flessibile, e addirittura pensate che stanno pensando di progettare degli smartphone di grafene, perché si possono piegare, mettere in tasca, addirittura tipo sandwich, e è stato scoperto da due fisici russi, che tra l'altro sono venuti anche al Festival della Scienza di Genova e hanno andato a sentire la loro conferenza, molto interessante. Comunque, vedete le altre forme che possono... Il carbonio può addirittura unirsi con più di 60-70 atomi e formare i fullereni, ne avete sentito parlare, i fullereni e anche i nanotubi. Guardate la forma H, nanotubi, che sono molto importanti perché vengono utilizzati, si cerca di utilizzare anche nei transistor e in certe ricerche. Quindi vedete tutte le forme che può assumere il carbonio. Andiamo avanti. Ecco, ma dicevamo, sono possibili altre chimiche basate su qualche altro
Sì, sono state ipotizzate delle biochimiche basate sul silicio, la più probabile, sul silicio, sul boro, l'azoto, fosforo, cloro, zolfo. Però non abbiamo ancora trovato la prova che siano effettivamente possibili, si ipotizzano, sono ipotesi scientifiche. E poi, oltre all'elemento chimico del carbonio, ci vuole anche un solvente. La nostra acqua, H2O, è un solvente per eccellenza, ma esistono altri tipi di solventi in natura. Per esempio, l'ammoniaca, il metano, il propano e il benzene, quello è il simbolo chimico, potrebbero essere dei solventi diversi dall'acqua. Ovviamente bollono e ghiacciano a temperature diverse dall'acqua. L'acqua ghiaccia a 0 gradi e bolle a 100 gradi. Vedete per esempio l'ammoniaca invece bolle a meno 33 gradi e hanno altre temperature. Questo cosa vuol dire? Che se ci fossero dei pianeti con temperature diverse da quelle della Terra, con quelle temperature lì, questi elementi sarebbero allo stato liquido. Potrebbero essere in quell'intervallo di temperature tra la fusione del congelamento, tra il congelamento e l'ebollizione c'è un range di temperature in cui quelle sostanze sono liquide e potrebbero svolgere la funzione che sulla Terra svolge l'acqua. Andiamo avanti. Ecco allora, ma cosa troviamo oltre agli elementi chimici nel cosmo? Troviamo la polvere. Facciamo un elogio della polvere, che quando lo vediamo sui nostri mobili sembra che sia chissà cosa. Ecco, non pulite più, tenetevi cara la polvere, questa potrebbe essere un'ottima scusa. La polvere, sto facendo un esperimento scientifico, non tolgo la polvere apposta dai mobili, perché la polvere è importantissima nell'universo ed ha una funzione base nello sviluppo della vita. Allora, ovviamente la polvere che c'è nel cosmo non è la nostra banale polvere che troviamo sui mobili. La polvere che abbiamo sui mobili è molto molto più grande, perché nel cosmo, sempre dall'esplosione di grandi stelle, quella foto è una supernova, l'esplosione di una grossa stella, si chiama nebulosa del granchio, M1, numero di catalogo, e vedete che all'interno di questa supernova sono stati trovati dei grani di polvere, delle dimensioni di un micrometro. Il micrometro è un comunità di misura, un milionesimo di metro, quindi pensate quanto sono piccoli, oppure se preferite un millesimo di millimetro. Sono veramente piccolissime, nonostante ciò questi granelli di polvere che sono soprattutto grafiti o silicati, sono silicati che sono sparsi nella polvere cosmica insieme ai gas e polvere, le nebulose sono composte da gas e da polvere. Perché sono importanti? Perché catalizzano altri elementi chimici, cioè attirano su di essi, su questi granelli, si raggruppano e si possono posare dei composti chimici che vengono tenuti insieme proprio dalla polvere, si possono formare delle reazioni chimiche proprio tramite l'azione facilitatore, cioè fa da facilitatore la polvere a queste reazioni chimiche. Andiamo avanti? Allora, oltre alla polvere e ai gas come idrogeno, elio ed altri gas nel cosmo, sono stati trovati idrocarburi. Allora, gli idrocarburi sono dei composti del carbonio. Abbiamo parlato del carbonio. Gli idrocarburi sono quando il carbonio, lo dice la parola idrogeno, carburi, carbonio. Quando il carbonio si unisce ad atomi di soltanto di idrogeno e basta, forma degli idrocarburi. Quindi, per esempio il metano è un idrocarburo perché è composto da carbonio e da idrogeno. Il metano, l'etano, il burano e il propano sono degli idrocarburi e sono sulla Terra, la nostra temperatura, la nostra pressione sono gassosi, no? Sono dei gas. Invece i idrocarburi liquidi che abbiamo sulla Terra sono il petrolio e il benzene. Però, e queste sono le molecole di idrocarburi che abbiamo trovato anche degli idrocarburi policiclici aromatici, detti IPA, l'abbreviazione. Cosa vuol dire? È una parola altisonante, ma vuol dire semplicemente che sono delle catene di idrocarburi, cioè degli anelli di idrocarburi, praticamente benzene, che policiclici perché si uniscono, sono lunghissime queste catene,
composte da molti atomi, aromatici perché all'inizio gli scienziati sentivano un forte odore acre, come il benzene, provenire dalla sostanza chimica e li hanno chiamati aromatici solo per questo motivo, ecco. Per esempio, la naftalina, le palline di naftalina che voi avete nell'armadio, tenete nell'armadio, è più semplice degli idrocarburi policiclici aromatici, perché la naftalina, il naftalene, è composto da 10 atomi di carbonio, C10H8 e 8 atomi di idrogeno. Quindi è un idrocarburo, però cicciotto, diciamo policiclico, con tante. È una molecola complessa, diciamo. E sono state scoperte nelle nebulose interstellari. E sono state scoperte anche le molecole più complesse del carbonio, come il fullerene, composto da 50-60 atomi di carbonio. Come sono state scoperte? Attraverso la spettrografia, praticamente l'analisi della luce delle stelle, viene composto, la luce bianca delle stelle o delle nebulose viene scomposta in tutti i colori dell'iride, si ricava lo spettro e su questo spettro ci sono delle righe verticali nere, che sono le famose righe di assorbimento, le righe spettrali, e ogni riga è praticamente l'impronta digitale di un elemento chimico. Quindi analizzando con la spettrografia la composizione delle nebulose, noi possiamo risalire a tutti i componenti chimici di esse. Andiamo avanti. Bravo Franci. Allora, è stato trovato anche l'antracene nelle polveri cosmiche. È sempre un idrocarburo policiclico aromatico, l'antracene C14H10. Vedete, quelli neri sono atomi di carbonio a cui si legano gli atomi di idrogeno. Sono quindi già delle molecole abbastanza complesse. E sono state trovate, per esempio, l'antracene in una stella della costellazione di Perseo, facendo un'analisi spettrale. Ecco, vedete lì lo spettro della luce con la riga dell'idrogeno, e facendo l'analisi spettrale. Perché è importante trovare questi idrocarburi, direte voi? Perché è importante? Perché anche sulla Terra gli idrocarburi sono alla base delle sostanze viventi della vita. Quindi per noi pensiamo che pensano gli scienziati che trovandole nell'universo, come la vita è nata sulla Terra, forse si possa trovarsi anche su altri pianeti. Andiamo avanti. Allora, ma non solo. Nel cosmo sono stati trovati anche gli aminoacidi, non tutti. Gli aminoacidi sono centinaia. Gli aminoacidi servono a sintetizzare le proteine, però tra le centinaia di aminoacidi ci sono 20 aminoacidi che sono scritti nel nostro DNA, nel DNA della vita, nel DNA umano in particolare. Quindi, e sono questi. Ad ogni aminoacido viene data una lettera, sono classificati così. Vedete, per esempio, il primo, la glicina, è più semplice degli aminoacidi. Gli aminoacidi sono anche loro molecole molto lunghe e complesse. Ecco, sono stati trovati nelle nuvole cosmiche e nelle polveri interstellari. Quindi questo è veramente significativo, perché questo è il codice della vita, signori, è scritto nel nostro DNA e lo troviamo tra le stelle. Andiamo avanti. Questa è una tabella dove si vedono tutti gli atomi, tutte le molecole che sono state trovate. Vedete, la prima colonna sono le molecole composte da 2 atomi, 3 atomi, 4 atomi, e nel box trovate le molecole più complesse composte da 10 atomi. Per esempio la F, quella è la glicina ed è un aminoacido, e PH sono gli idrocarburi policiclici aromatici, sono stati trovati. Quindi, e tra l'altro questa tabella non è neanche aggiornatissima, perché ne sono stati trovati anche altri. Quindi abbiamo trovato molecole complesse composte fino a 160 atomi, quindi molto molto sviluppate. Allora, ma come nascono questi elementi chimici? Da nebulose,
composte di polveri e gas. Queste le avete viste tutti, ma le conoscete benissimo, sono i pilastri della creazione. Sono delle nebulose nella costellazione Aquila, si chiamano pilastri della creazione perché hanno questo sembrano delle torri bellissime, e sono stati fotografati dal telescopio spaziale Hubble. Questa è una delle foto più famose di Hubble. All'interno di queste nebulose la polvere condensa insieme al gas per attrazione gravitazionale, è come se ci fossero delle mani invisibili che spingono fuori, perché la gravità attrae l'una all'altra tutte le particelle e si condensano. Quando si condensa una nube molto, aumenta la sua temperatura interna e scattano delle reazioni nucleari, di fusione nucleare, così la stella si accende perché viene innescato tutto un processo di fusioni nucleari, cioè la trasformazione come punto di partenza dell'idrogeno in elio, che è la fusione nucleare per eccellenza che avviene all'interno delle stelle. Andiamo avanti. Quindi da queste nubi, sono le culla delle stelle, queste nubi di questo tipo, da questo si accendono e nascono stelle come il nostro Sole. Questa è una foto del nostro Sole, che altro non è, come tutte le altre stelle dell'universo, una palla di gas incandescente composta principalmente da idrogeno e da elio, quindi l'idrogeno viene trasformato in elio, 4 atomi di idrogeno. Vi ricordo che l'idrogeno è composto da un solo protone, quindi 4 nuclei di idrogeno, 4 protoni di idrogeno si fondono per formare un nucleo di elio che è composto da 2 protoni e 2 neutroni, ma le reazioni nucleari non si fermano qui. L'elio, quando viene finito, l'idrogeno è finito, la stella non ha più carburante per brillare, l'idrogeno viene convertito in carbonio, e il carbonio, poi quando finisce anche il carbonio, viene convertito in ossigeno, e poi via via in tutti gli altri elementi della tavola periodica, sempre più complessi, composti sempre da più protoni, fino al ferro. Dopo, quando si arriva al ferro, la stella non è più in grado di convertire il ferro in altri, di fondere il ferro per produrre altri elementi della tavola periodica più complessi, perché il ferro è una reazione poco efficiente, dovrebbe aggiungere, avere più energia. È una fusione nucleare che, diciamo, ha bisogno di maggiore energia e non è efficiente perché produce poca energia, quindi si guadagna poco dando tanto. Quindi al ferro cosa succede? Non è più possibile proseguire, la stella quindi non ha più il suo carburante, la sua energia interna, e si spegne e collassa sotto la sua forza di gravità, collassa ed esplode. Andiamo avanti, le stelle esplodono, sono quelle massicce esplodono sotto forma di supernova, quelle più piccole invece si raffreddano lentamente, hanno una morte lenta come il nostro sole non è abbastanza massiccio per esplodere come supernova e morirà raffreddandosi progressivamente. Allora, dopo aver attraversato varie fasi, in cui prima di gigante rossa, in cui prima si espanderà, ma poi alla fine come nana bianca si raffredderà. Quindi questa è la nascita, vita e morte delle stelle in 3 slide. Gli elementi chimici nascono tutti da qui, perché nel Big Bang sono nati solo gli elementi chimici dell'idrogeno, dell'elio, litio e berillio, pochi, basta praticamente. Tutti gli altri elementi sono sintetizzati dalle stelle. Andiamo avanti. Ecco, però abbiamo parlato della chimica nel cosmo. Questi sono tutti elementi chimici, formule chimiche, è importante sapere gli elementi principali, ma come si passa dalla chimica alla biologia? Come si passa dai mattoni della vita che abbiamo trovato, perché gli aminoacidi sono i mattoni della vita, come si passa dai mattoni della vita alla vita? Ecco, questa domanda non vi sa rispondere nessuno scienziato del mondo, purtroppo, non lo sappiamo. Noi conosciamo i mattoni della vita, ma non sappiamo riprodurre la vita, sappiamo clonare un essere vivente, ma non sappiamo crearlo dal nulla solo con gli aminoacidi e i mattoni della vita. Quindi questo è un mistero, la scienza cerca di scoprirlo, e va a caccia di biologia nel cosmo. Andiamo avanti.
Ma allora, la biologia, però la biologia, gli esseri viventi che conosciamo noi, possiamo studiarli solo sulla Terra, perché non li abbiamo ancora trovati. Quindi non c'è un astrobiologo completo al mondo adesso, perché gli astrobiologi di oggi studiano la biologia del pianeta Terra, ma non hanno ancora trovato nessun essere vivente sugli altri mondi, quindi sono astrobiologi parziali che si stanno preparando alle sfide del domani. Come siamo composti noi e come si sono composti tutti gli esseri viventi del pianeta Terra? Vi ricordate i 10 elementi principali del cosmo che vi ho fatto vedere all'inizio? Bene, di questi 10 elementi principali, l'essere vivente per vivere ha assolutamente bisogno di questi 5 elementi. È stata coniata questa sigla, CNOPS, che sembra uno slang giovanile, piuttosto che però CNOPS. Praticamente noi abbiamo bisogno di carbonio, idrogeno, azoto, ossigeno, fosforo e zolfo. Sono 6? Bravo, grazie, sono 6, hai ragione, sono 6, ho contato male. E quindi abbiamo bisogno assolutamente, sono i 6 elementi di cui non possiamo fare senza per la vita come noi la conosciamo. Allora, sono disegnati degli atomi, vedete le differenze, questo è riportato il diametro di questi atomi, quindi il carbonio, vedete che anche è un atomo piccolino il carbonio, ed è anche questo il segreto della sua versatilità, è l'elemento chimico più versatile che si lega con tutti. Pensate che i composti che possono venire fuori, che il carbonio può produrre più di 10 milioni di composizione di composti, per questo si dice che è l'elemento più versatile della tavola periodica degli elementi. Gli altri sono più grandi, vedete? L'idrogeno no, è più piccolo, però il fosforo, lo zolfo. Andiamo avanti. Allora, come è nata la vita? Quando io ero piccola mi dicevano esiste il regno animale, il regno vegetale e il regno minerale. Era bello facile, mi sembrava facilissimo. In realtà ho iniziato a studiare un pochino ed è molto molto complesso, tutti i miei complimenti a chi studia biologia, perché è veramente una materia complessa. Allora adesso è cambiato tutto, ci sono delle diverse classificazioni, però non facciamoci spaventare perché concettualmente insomma possiamo farcela. Allora vedete, ci sono 3 domini principali, a sinistra i batteri, che sono unicellulari, gli archea, che sono anch'essi dei batteri, archea vuol dire antichi batteri, sono anch'essi unicellulari, e poi abbiamo gli eucarioti, eucarioti. Andiamo avanti. Allora, i primi due domini, i batteri e gli archea, sono procarioti. Procarioti vuol dire sono tutti unicellulari e hanno delle cellule più semplici di noi. Vedremo adesso in dettaglio la differenza. Mentre gli eucarioti, andiamo avanti, gli eucarioti a cui noi apparteniamo comprendono gli animali, i funghi e le piante. I funghi sono una via di mezzo tra gli animali e le piante. E noi siamo lì in quel ramettino lì degli animali, ci sono tutte le specie viventi, tutti gli uomini e tutto quello che conoscete in quel tondino lì. Ma tutti e 3 i domini, sia i procarioti che gli eucarioti, derivano da un antenato comune, da un organismo vivente comune, il LUCA, Last Universal Common Ancestor, l'ultimo antenato comune. Attenzione, il LUCA non è il primo essere vivente che apparso sulla Terra, è uno dei primi, perché potrebbero esserci altri tipi di esseri viventi che sono vissuti prima del LUCA e che si sono estinti, oppure che sono vissuti parallelamente al LUCA e che non sono andati avanti e si sono estinti successivamente. Il LUCA non si è estinto e noi siamo, da questo antenato comune, sono nati tutte queste diramazioni, questa biodiversità pazzesca che i biologi suddividono in procarioti ed eucarioti. Quindi se vi dicono che siete un eucariota non vi offendete, siete dei fieri. Ma qual è la differenza tra i procarioti? A parte che gli eucarioti sono pluricellulari,
Ci sono anche degli unicellulari degli eucarioti, ma sono unicellulari, sono quasi tutti pluricellulari. Qual è la differenza tra i procarioti, questi batteri e noi praticamente? La differenza è nelle cellule, perché i procarioti hanno delle cellule molto più semplici, che non sono differenziate. Invece noi come eucarioti abbiamo delle cellule molto più complesse. Andiamo avanti. Vedete le differenze tra gli eucarioti e i procarioti? Quella è una cellula procariote di un batterio o di un'archea unicellulare. Vedete che all'interno ha il DNA, perché hanno tutti il DNA, però il DNA è messo all'interno, è messo lì quel filamento giallo, e non è, invece nelle nostre cellule, le cellule eucariote, il DNA è racchiuso in un nucleo, noi abbiamo il nucleo, quindi tutta questa differenza è che nelle nostre cellule c'è un nucleo che è racchiuso e tanti compartimenti, perché sono più strutturate le cellule degli eucarioti, e quindi però soprattutto si differenziano per un nucleo sviluppato. E questa piccola differenza di organizzazione, di compartimentazione, praticamente fa la differenza assoluta sulla vita. Andiamo avanti? Andiamo avanti? Questo è un ritratto di famiglia di noi eucarioti. Come vedete ci sono le piante, i funghi e gli animali, e noi siamo lì. Andiamo avanti? Ah, scusate, attaccato al muro c'è il quadro del nostro progenitore, del Luca. E se osservate è un piccolo puntino, perché in effetti era un unicellulare Luca, e noi ne abbiamo tutti, quello è il nostro nonno. Andiamo avanti. Allora, ma si è cercata la vita, come l'abbiamo cercata la vita? Allora, questo è il famoso esperimento di Miller e di Urey. Miller era un dottorando e Urey era il suo professore, e hanno fatto questo esperimento per dimostrare che la vita può nascere naturalmente semplicemente dai primi elementi chimici che erano presenti sulla Terra. Allora, partiamo da qui a sinistra, dove c'è un'ampolla dove viene semplicemente messa dell'acqua e riscaldata per simulare gli oceani caldi della Terra all'inizio. Viene riscaldata. Quindi si forma vapore d'acqua che sale, va su, poi va a destra e sale, evapora fino ad entrare nella seconda ampolla. Nella seconda ampolla noi abbiamo inserito anche i gas che erano presenti, abbiamo simulato l'atmosfera della Terra primordiale. Quindi abbiamo messo, non c'è ossigeno nella Terra primordiale, abbiamo messo idrogeno, vapore acqueo, metano e ammoniaca. Poi abbiamo dato delle scariche elettriche per simulare i fulmini che ci dovevano essere, come ci sono oggi, i fulmini nell'atmosfera, che sono apportatori di energia. Quindi composti chimici, energia, scariche elettriche. Dai fulmini allora il gas si mescola bene, scivola giù e abbiamo un sistema di raffreddamento per far di nuovo raffreddare quel gas caldo in modo che l'acqua si condensi e di ottenere nuovamente acqua liquida. L'abbiamo raffreddata, abbiamo ottenuto dell'acqua liquida e la raccogliamo con una provetta. Beuta si chiama, io deve essere un termine tecnico per i biologi, una provetta, raccogliamo che cosa abbiamo ottenuto. Esaminando l'acqua che abbiamo ottenuto semplicemente da questa mescolanza di gas con le scariche elettriche, hanno trovato gli aminoacidi, anche lì, quindi i mattoni della vita che formano il nostro DNA. Quindi questo esperimento è stato una pietra miliare della biologia. Andiamo avanti. La vita però sul nostro pianeta è iniziata prestissimo, ma ci ha messo molto molto tempo per evolvere. Allora, la Terra si è formata 4 miliardi e mezzo di anni fa, quando si è formato il Sistema Solare, e i primi microrganismi sono nati circa 3 miliardi e mezzo di anni fa. Poi però da 3 miliardi e mezzo di anni fa fino ad arrivare al primo organismo pluricellulare, cioè dobbiamo arrivare a circa 500 milioni di anni fa, cioè 3 miliardi di anni ci ha messo, tantissimo in proporzione. Quindi parrebbe che la vita si sviluppa facilmente, però per evolvere ha bisogno veramente di tantissimo tempo. Andiamo avanti.
Infatti, la nostra Terra primordiale è nata 4 miliardi e mezzo di anni fa, ma 3,8 miliardi di anni fa ha subito, lo sappiamo dall'astronomia, ha subito un, si chiama, un intenso bombardamento tardivo. Praticamente il sistema solare non era ancora stabile come adesso, i grossi pianeti gassosi, Giove, Saturno, dovevano ancora stabilizzarsi sulla loro orbita, e dalla fascia degli asteroidi e anche dalla fascia di Kuiper, che è una fascia di pianetini, asteroidi esterna del sistema solare, praticamente non erano stabili e tantissimi asteroidi sono stati lanciati verso l'interno del sistema solare e hanno bombardato tutti i pianeti interni: Mercurio, Venere, Terra, Marte, la Luna stessa. La Luna, anzi, è nata da un impatto probabilmente di un altro pianeta con la Terra. Quindi, perché vi dico ciò? Perché è importante questo bombardamento? Perché per una teoria che dice che la vita può essere arrivata dagli asteroidi o dalle comete, perché questi aminoacidi che si trovano nello spazio possono comunque, altre forme di vita, viaggiare, resistere a temperature estreme come lo spazio e possono essere arrivate sulla Terra. Andiamo avanti? Per esempio, queste sono le stromatolite australiane, sono una delle più antiche forme di vita trovate. Vedete questi sedimenti sulle pietre, non mi veniva il termine, tu devi suggerirmi ogni tanto, delle pietre, perché queste non sono le forme di vita, sono dei sedimenti però lasciati dalle prime forme di vita a circa più di 3 miliardi e mezzo di anni fa. Andiamo avanti? Ecco, però vi ho detto, da 3 miliardi e mezzo di anni fa la vita è nata unicellulare, ma poi è esplosa solo 530 milioni di anni fa con l'esplosione del Cambriano, di questa era geologica, ed è esplosa praticamente in milioni di forme, molte delle quali estinte. Si sono formate degli esseri che non ci sono più, e chissà la natura quale fantasia tremenda avrà avuto e come avrà, appunto, come si sarà sviluppata la vita. Andiamo avanti? Ecco, però si è sviluppata la vita come noi la conosciamo benissimo, col CNOPS, cioè carbonio, idrogeno, eccetera. Ma se noi trovassimo sulla Terra un tipo di vita non basato sul carbonio, ma basato su un altro elemento chimico, cioè una vita 2.0, noi potremmo avere la prova che sono possibili forme di vita aliene diverse dalle nostre. Quindi si sta cercando la vita 2.0. Si pensava di averla trovata nel 2010 una ricercatrice, che però non è quella di Trigo, non so perché hanno messo quella signora, però una ricercatrice in California, nel Mono Lake, un lago salatissimo, quelle che vedete sono incrostazioni di sale, in un ambiente quindi estremamente salino, estremamente inadatto alla vita, sono stati trovati dei batteri unicellulari che pareva che invece di avere nel loro, cioè si nutrivano, perché questo lago è famoso per essere pieno di arsenico, un potente veleno per qualunque essere vivente o per quasi tutti gli esseri viventi. Questi microbi ci sguazzano nell'arsenico, si nutrono di arsenico e quindi sembrava all'inizio che avessero sostituito l'arsenico al posto del fosforo nella loro catena del DNA. In realtà poi no, fu smentita questa notizia, perché questi microbi non utilizzano l'arsenico nel loro DNA, non si riproducono in presenza di arsenico, sono semplicemente diventati resistenti all'arsenico, cioè possono resistere all'arsenico ma non possono crescere e riprodursi, quindi non è stata trovata la vita 2.0. Andiamo avanti? Ma ci sono degli organismi che veramente sembrano già alieni sulla Terra e sono i cosiddetti estremofili. Sono quasi tutti archea o batteri, cioè procarioti, ma anche qualche eucariota è stato trovato, cioè sopravvivono a condizioni che per noi sono inimmaginabili, a condizioni praticamente anche degli altri di
climi di altri mondi praticamente. Per esempio ci sono gli ipertermofili che sopravvivono a temperatura di più di 80 gradi, cioè non sopravvivono, proprio vivono in colonie. I termofili tra i 60 e gli 80 gradi, i psicrofili sono quelli che amano il freddo e stanno sempre sotto i 15 gradi ma anche fino a molti gradi sotto zero, e chi sopporta molto pressioni elevate o i barofili o i piezofili. La gravità non sono stati osservati, ipergravitofili mi immagino o ipogravitofili, cioè quelli che galleggiano nella gravità, non lo so, non sono stati osservati, radioresistenti alle radiazioni, oppure sopportano delle condizioni chimiche che mortali per tutti gli altri esseri viventi. Per esempio vivono con un pH di acido, gli acidofili con un, oppure con gli alcalofili un pH superiore a 9. Quelli che vanno in essiccamento si chiamano xerofili, e quelli, soprattutto come il caso del batterio nel lago Mono Lake in California, era un alofilo perché sopporta condizioni di salinità veramente alte. E ci sono gli anaerobi che vivono intolleranti all'ossigeno addirittura, oppure i metallo tolleranti. Vediamo alcuni, andiamo avanti. Ecco i nostri supereroi, gli alieni sulla Terra. Questo simpatico esserino che sembra che abbia quasi una tuta d'astronauta praticamente, eppure un essere vivente, si chiama Tardigrado. È veramente molto bello. Questa è una foto vera che è stata presentata al Festival della Scienza di Genova qualche anno fa. E io me l'avevo messa anche come sfondo sul cellulare, mi hanno detto che non sono tanto normale, però tutti volevano vedere il mio cellulare e tutti poi me l'hanno copiata. Quindi questi sono i miei supereroi. Perché è un supereroe questo tardigrado? Andiamo avanti. Perché? Guardate i superpoteri del tardigrado. Innanzitutto è grande meno di un millimetro, i più grandi sono un millimetro e mezzo, da 0,1 a 1 di meglio un millimetro. Possono essere quelli che sono nel mare, sono in colori o bianchi, grigi. Quelli che stanno sulla terra o nell'acqua dolce sono colorati, possono essere arancioni, gialli, verdi, neri. Addirittura si fanno dei peluche, veramente il business non risparmia niente, nessuno. Però sono superpoteri. Allora, questi tardigradi se ne fregano della mancanza d'acqua, sopravvivono oltre un decennio in condizioni di totale disidratazione e si possono essiccare addirittura, e poi riprendere allegramente, se li bagnate un po' riprendono allegramente. Sopportano temperature alte, più di 151 gradi, stanno per molti e molti giorni a meno 200 gradi della temperatura dello spazio, e sopportano livelli di radiazione più alti di migliaia di volte quelle che ucciderebbero un essere umano. Per loro la mancanza di ossigeno non è un problema, resistono all'immersione in alcol puro. Mi ha fatto ridere perché qualche mio amico mi ha fatto notare che anch'io forse resisto all'immersione in alcol puro, e sopportano i raggi UVA e anche persino i raggi UVB. Allora, questi tardigradi amano ambienti estremi. Andiamo avanti. Ecco, qui li vedete, sono quello trasparente e quello marino, sono molto carini, chiamati anche orsetti d'acqua. Allora, voi sapete che i tardigradi si possono anche allevare. Io ho regalato questo microscopio a Mattia e Francesco e poi gli insegnerò, per la gioia dei loro genitori, ad allevare i tardigradi in casa. Praticamente basta andare nei boschi, loro amano stare molto sul muschio, bisogna prendere del muschio, metterlo prima nell'acqua, poi strizzarlo, e se siete fortunati, sono abbastanza numerosi ma non si trovano dappertutto, forse ne abbiamo anche qualcuno addosso, però non si può sapere, per fortuna sono totalmente innocui per l'uomo. E dopodiché li mettete in un vetrino di vetro, fate la cultura di tardigradi e li potete vedere al microscopio che si muovono. E non datevi da mangiare, tanto è inutile, stanno 10 anni senza mangiare, non è che voglio dire che dovete nutrirla, anche se lo dimenticate è uguale. Quindi per me è l'animale domestico perfetto. Andiamo avanti. Questo è un altro estremofilo,
È un verbo praticamente, e insieme, e questo è grande circa un millimetro, quindi insieme al tardigrado è stato scelto per fare degli esperimenti nello spazio. Pensate che Samantha Cristoforetti, l'astronauta italiana che è stata per 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha effettuato degli esperimenti di astrobiologia, praticamente hanno esposto al vuoto dello spazio per molti giorni o dei mesi i tardigradi insieme anche a questo essere, e quando li hanno tirati dentro erano perfettamente vivi e vegeti. Questo perché? Per dimostrare che ci sono delle vite che possono resistere alle condizioni estreme dello spazio, quindi la teoria secondo cui le forme di vita potrebbero per qualche giorno viaggiare su meteoriti o asteroidi per un po' di giorni o dei mesi in condizioni quasi protetti dalle rocce, in condizioni quasi di ibernazione, diciamo, per poi atterrare su un pianeta e riprendere il loro ciclo vitale, comunque dal punto di vista teorico è possibile, anche se non abbiamo, ovviamente dobbiamo aspettare di avere delle prove concrete. Andiamo avanti. Ecco, la vita è nata, si ipotizza che uno dei primi luoghi dove è nata la vita sulla Terra siano le fonti idrotermali, che sono delle fumarole nere dovute all'energia geotermica del nucleo del centro della Terra, ancora caldo, che in fondo all'oceano, vicino alle dorsali oceaniche, praticamente il calore della Terra crea questi, attraverso delle spaccature, crea queste specie di geyser caldi, e qui a 2500 metri sotto gli oceani praticamente abbiamo osservato forme di vita dove non arriva la luce del sole, quindi non si può attuare la fotosintesi clorofilliana, e queste specie però prolificano perché alcune fanno addirittura fotosintesi partendo dalla tenue luce della lava, e altre invece sono batteri chemiosintetici, cioè fanno trasformazioni chimiche degli elementi e non hanno bisogno dell'energia solare. E quindi abbiamo sfatato un mito perché una volta si pensava che la vita avesse bisogno di energia solare, che il sole fosse fondamentale per la vita. In realtà è fondamentale per la nostra vita, però non per tutte le forme di vita. Andiamo avanti. Un altro punto dove vi consiglio di andare, al parco di Yellowstone in America, nello stato del Wyoming, ci sono, potete visitare queste sorgenti calde, di acqua calda che sgorgono dal terreno, ci sono tantissimi geyser naturali nel parco di Yellowstone, e vedete qui questi laghi, vedete i colori bellissimi, perché i colori sono provocati dai batteri estremofili. I colori rossi dai batteri che sopportano le temperature meno calde, e nel centro del lago dove ci sono le temperature più alte, quel colore azzurro-verde è dato dagli estremofili, dai batteri che sopportano le temperature più alte. Quindi la temperatura dell'acqua seleziona il tipo di batterio, praticamente fa selezione naturale. E in estate è quasi tutto più rosso il lago, e in inverno è quasi tutto più azzurro-verde. E quindi questo è un posto dove sono stati trovati questi organismi. Andiamo avanti. Un altro posto è il Senegal, a 30 km da Dakar, c'è questo bellissimo lago rosa e ci sono tutti dei microorganismi. Questa è un'alga che però ha un pigmento rosso che diventa rosa nel lago. Questo è un lago salato, quindi troviamo questi batteri resistenti, alofili, e lì c'è il nome impronunciabile. Siccome è molto salato, si danneggia benissimo, un po' come sul Mar Morto anche, che sono laghi a elevata salinità. Ma questi batteri non solo resistono in questo lago, pensate che stanno bene solo se il livello di salinità raggiunge 400 mg per litro, quindi meno no, patiscono addirittura. Andiamo avanti.
Un altro posto, mi sembra di essere un'agenzia di viaggio che vi propongo un viaggio invece di una conferenza. Un altro posto è il lago salato, il lago Hillier, al sud dell'Australia, un piccolo arcipelago di isolette. Questo è un lago dai colori rosa per degli altri microrganismi. E questo è un lago salatissimo, eppure la vita prospera, vita appunto di estremofili. Questo ha un colore rosa, dicono, ancora più accentuato dell'altro, di quello in Senegal. E ci sono coste di sale sotto, addirittura molto alte. Andiamo avanti. Ecco, poi ne avrete sentito parlare, il famoso lago Vostok in Antartide. Qui non dico di andarci perché insomma non c'è molto da fare, si muore di freddo, anche se l'Antartide è bellissimo, scommetto a visitarlo. Vedete la posizione del lago, è un lago lungo 250 km, è largo circa 40-50. Sotto il ghiaccio, a quasi 4 km di profondità dalla crosta di ghiaccio, c'è nascosto un lago salato, praticamente che ha una temperatura stimata di meno 3 gradi. Voi direte, ma l'acqua congela a 0 gradi, come fa a essere acqua liquida a meno 3? Perché a determinati, se cambia la pressione, l'acqua può congelare a una temperatura diversa. E quindi perché è importante? Perché questo lago pare sia rimasto lì, incastrato tra i ghiacci, da circa 15-20 milioni di anni. Lo stanno trivellando i russi con tutte le attenzioni del caso, perché hanno trovato dei microrganismi viventi che hanno una catena loro, un ciclo vitale biologico completamente separata, rimasta separata da quello degli altri cicli del mondo praticamente. Però anche qua non hanno trovato la vita 2.0, è sempre basata sul carbonio, anche se sono estremofili. Andiamo avanti. Ecco, vi consiglio, addirittura un convegno sugli estremofili, che lo faranno a settembre a Ischia, indetto dalla Società Italiana di Astrobiologia. Qui c'è un link se volete segnarvelo. Questa società italiana è un centro di ricerca fondato dai ricercatori biologi, astrobiologi, geologi, quindi sono multidisciplinare, praticamente è molto interessante. Andiamo avanti. Vi consiglio anche, l'ultimo consiglio per viaggi, poi cominceremo a vedere posti dove purtroppo non possiamo ancora andare. Questo è il primo museo al mondo che è stato dedicato ai microbi, ai batteri, agli organismi piccolini. Qui vedete dei bambini con le lenti di ingrandimento che osservano, ed è un bellissimo museo ad Amsterdam, ed è un museo multimediale, interattivo, e quindi è molto interessante da andare a vedere, il primo al mondo praticamente. È molto grande e quindi ci svela i segreti del microcosmo praticamente. Andiamo avanti. Ecco, va bene, abbiamo visto un po' di biodiversità estreme, cose strane, non questi a cui siamo abituati noi, questi animali. Andiamo avanti. Ma gli estremofili non sono solo unicellulari, ci sono degli alieni praticamente, cioè noi stiamo cercando gli alieni, ma li cerchiamo anche a casa nostra. Questi potrebbero sembrare alieni, in realtà sono delle bellissime creature della nostra biologia, meduse, pesci trasparenti, sono veramente molto belli, però hanno delle morfologie stranissime, diverse. Questo per dire che la vita, insomma, cioè ci sono delle forme, noi li potremmo tranquillamente scambiare per alieni. Andiamo avanti, almeno dal punto di vista morfologico. Questi sono degli altri estremofili a modo loro, i cosiddetti mostri degli abissi, poverini, l'ho scritto io, mostri degli abissi, ma in realtà dal loro punto di vista loro sono bellissimi. Allora, questi due qui in basso e il primo a sinistra in alto sono il diavolo nero. Il diavolo nero è un pesce abissale che si trova fino a 4.500 metri, 4 km sotto alle profondità oceaniche, e vedete che utilizza quell'antenna
che la illumina un fotofori, come fanno le lucciole, no? Che fanno la luce. La luce gli serve non per vedere dove va, lì c'è buio totale a quelle profondità, ma gli serve per attirare le prede praticamente. La bocca viaggia sempre con la bocca aperta perché lì c'è scarsità di cibo, quindi bisogna mangiare quello che si trova, anche plancton o piccoli microorganismi, va bene tutto. E hanno un dimorfismo sessuale accentuato, pensate che il maschio del diavolo nero è lungo 3 cm, la femmina 18. Questa è una curiosità, così. In alto a sinistra il pesce vipera, che è molto più grande, su 60 cm. Il pesce vipera vive negli abissi, però di notte arriva in superficie, quindi se fate un bagno notturno, attenzione al pesce vipera. E la bocca ha i denti talmente grossi, aguzzi, che non riesce neanche a chiudere la bocca. Poi abbiamo il calamaro vampiro al centro, il calamaro vampiro che è pieno di questi fotofori, praticamente sono questi meccanismi con cui si può illuminare, può creare come le lucciole, punti di luce, e li ha soprattutto sui tentacoli, perché lui praticamente muovendo queste lucine inganna i suoi eventuali predatori, attira le prede e li comanda proprio queste, li può tenere accesi vari minuti o pochi secondi, può fare dei movimenti strani, creare dei giochi di luce, quindi è una cosa affascinante. E poi abbiamo lo squalo goblin, che ha quella specie di rostro sul naso e i denti retrattili, addirittura la bocca retrattile, quindi sono veramente delle curiosità biologiche. Andiamo avanti. Allora, ma lasciamo la Terra, dove troviamo vita nel sistema solare o fuori dalla Terra? Questi sono i principali candidati per la ricerca della vita nel sistema solare. Non parlerò di Marte, perché avrete sentito parlare tutti di Marte, un tempo c'era l'acqua, si è trovata acqua anche adesso non c'è vita, ma in passato poteva esserci vita, eccetera, eccetera. Vi parlerò dei nuovi, un po' più interessanti, di satelliti di Giove e satelliti di Saturno, perché ci sono delle nuove ricerche su questi mondi. Andiamo avanti. Allora, satelliti di Giove è il più grande dei pianeti del sistema solare, ha una settantina di satelliti, 68, 69 non mi ricordo, ma quattro satelliti principali di Giove, le quattro lune principali di Giove, sono i cosiddetti satelliti galileiani, perché furono scoperti da Galileo Galilei nel 1610 con le sue prime osservazioni al telescopio. E lui però li chiamò satelliti Medicei perché li intitolò in onore dei Medici. Doveva pure mangiare, e quindi allora sono io, ma questo nome è strano, Europa, Ganimede e Callisto, in ordine di distanza da Giove. Io è quello più vicino, più tormentato, sembra una pizza questa luna, perché è piena di crateri, di lava, perché essendo così vicino al Giove subisce molto la sua attrazione gravitazionale e siccome la sua orbita non è perfettamente sferica, no? È a forma di ellisse, praticamente nel momento in cui è più vicino e più lontano viene continuamente compresso, stirato, compresso dalla gravità di Giove, quindi al suo interno è caldissimo, l'interno viene scaldato per questi movimenti e ci sono eruzioni di vulcani che sono tra le più violente del sistema solare. Europa è il mondo che ci interessa, è la seconda luna in ordine di distanza da Giove ed è completamente ricoperta di ghiaccio, ma è un pochino più piccola della nostra luna, ha una debole atmosfera di ossigeno perché il vapore d'acqueo dell'atmosfera, l'acqua viene scissa dalle particelle cariche, dai raggi cosmici, e rimane l'idrogeno vola via e rimane l'ossigeno. La sua temperatura oscilla tra meno 220 gradi poli e meno 160 all'equatore. E voi direte, ma perché qua cerchiamo la vita? È tutto ghiaccio? Perché si pensa che sotto la crosta di ghiaccio di Europa ci sia un oceano salato. Andiamo avanti. Grazie. Ecco, questi sono una ricostruzione
espansione, diciamo, di quello che si pensa sia l'oceano di Europa. Vedete intanto una bellissima foto del satellite Europa che passa davanti a Giove. Allora, sotto una crosta di svariati chilometri di ghiaccio, forse più di quei 5 chilometri di ghiaccio che sono segnati nella mappa, c'è un oceano e sotto l'oceano c'è un nucleo roccioso. Quindi si pensa che per lo stesso meccanismo, come accade sulla Terra, dove ci sono, avete visto prima, le bombe idrotermali, le fumarole sotto gli oceani che mantengono la vita e che sono colonie di organismi viventi, anche qua ci potrebbero essere dei cabini idrotermali, delle fumarole, che il calore della Terra prima di tutto scioglie il ghiaccio e così si forma l'oceano. Viene sciolto il ghiaccio, si formano questi cabini idrotermali, questi geyser di calore, e lo strato superiore, però essendo troppo lontano dalla crosta terrestre, rimane, diciamo, non si può sciogliere, anche se ci sono delle fratture sul ghiaccio, quindi certe volte l'energia è riuscita a fondere un po' il ghiaccio, a provocare delle spaccature. Andiamo avanti. Un altro satellite di Saturno, passiamo dopo Giove, passiamo a Saturno. Questo è Enceladus, un satellite di Saturno, molto più piccolo, solo meno di 500 km di diametro, è praticamente liscissimo e piatto. Vedete quelle righe, sembrano dei canyon, si chiamano graffi di tigre perché sembrano degli artigliati di tigre praticamente. Sono delle spaccature del ghiaccio da cui fuoriescono dei veri e propri geyser di acqua, ghiaccio d'acqua. Andiamo avanti, si vede meglio nella prossima slide. Vedete? Queste sono foto vere del polo sud di Encelado. Sono state fotografate dalla sonda Cassini. Cassini è stata una sonda, una missione della NASA, che ha scoperto questi geyser, questo criovulcanismo sono vulcani freddi, diciamo, che buttano acqua anziché, hanno dei getti d'acqua anziché di lava o di roccia, non è roccia fusa ma è acqua, quindi c'è una crosta ghiacciata, un mare, anche qui si ipotizza che ci sia un oceano salato sotto la crosta di ghiaccio. E poi ci sono questi geyser che dal polo sud sono stati fotografati, molto molto alti tra l'altro, proprio centinaia e centinaia di, anche centinaia di chilometri, quindi potenti, vuol dire che l'energia era potente, che ha addirittura rotto una crosta così di ghiaccio così spessa. Andiamo avanti. Vedete qui gli oceani di Encelado. Simile il concetto agli oceani di Europa, quindi sempre questi cammini idrotermali, questi jet di geyser che dal nucleo del satellite, della Luna, sciolgono il ghiaccio e formano l'oceano, e poi ci sono l'interazione tra la roccia e l'acqua favorisce la nascita o la formazione di molecole la chimica, favorisce la formazione di microrganismi e poi sulla superficie il ghiaccio viene spaccato e si formano questi geyser, questi getti di calore caldo. Andiamo avanti. Quella è una bellissima foto fatta dalla sonda Cassini della NASA. Allora, sì, va bene, vai pure avanti, grazie. Allora, questo è il modello di geyser freddo su Encelado, satellite di Saturno. Vedete, ci sono le rocce riscaldate, anche qui, come vi ho detto, ma perché sono calde le rocce? Perché? Perché sia Europa come Encelado subiscono l'attrazione gravitazionale di questi giganti, di questi grossi pianeti attorno ai quali ruotano. Tra l'altro entrambi sono, sia Europa che Encelado, ruotano in
quinto per pianeta in modo sincrono, ovvero rivolgono sempre la stessa faccia, Europa rivolge sempre la stessa faccia a Giove ed Enceladus rivolge sempre la stessa faccia a Saturno, un po' come succede con la Luna che rivolge sempre la stessa faccia alla Terra, perché l'attrazione di gravità di questi pianeti massicci è così forte che ha bloccato il satellite e l'ha bloccato e questo il tempo di rotazione su se stesso del satellite è uguale al tempo in cui della sua rivoluzione intorno al pianeta. Quindi per una questione geometrica rivolge sempre la stessa faccia al pianeta e subisce dei fenomeni mareali, cioè viene compresso e allungato dalla grande energia gravitazionale del pianeta. Ricordiamoci che Giove e Saturno sono pianeti estremamente massicci, molto molto più massicci della Terra, quindi addirittura le maree che provocano sono addirittura maree delle rocce, fanno comprimere e spostare le rocce addirittura. Quindi le rocce riscaldate provocano i geyser che fanno aumentare liquido di ghiaccio e mantengono questi oceani sotterranei liquidi dove la nostra fantasia si può sbizzarrire e ci potrebbero essere microrganismi o anche vita sottomarina. Andiamo avanti. Questo è il più grande satellite di Saturno, è Titano, e ha un diametro molto più grande, vedete, è il secondo satellite più grande del Sistema Solare, il più grande è Ganimede di Giove. Questo è il secondo più grande satellite del Sistema Solare, 5150 km, temperatura superficiale meno 179 gradi. E qui gli oceani di Titano sono astratti, tipo sandwich. Si ipotizza che ci sia, perché hanno fatto delle indagini sempre con i radar, con la spettrografia, eccetera, ci sia uno strato di roccia, il nucleo, poi uno strato di ghiaccio e l'oceano si trova tra due strati di ghiaccio. Ma su Titano non sono solo interessanti i suoi oceani sommersi, ma quanto anche la superficie, perché andiamo avanti. Ah, scusate, ma parlo un attimo dell'atmosfera di Titano, perché è una delle più complesse del Sistema Solare. Assomiglia molto all'atmosfera della Terra precolombiale, perché è il primo pianeta, è l'unico corpo del Sistema Solare dove c'è una grandissima presenza di azoto molecolare. Addirittura più del 98% dell'atmosfera è composta da azoto, che è anche un elemento fondamentale dell'atmosfera terrestre. E questo azoto e metano vengono scissi dai raggi cosmici e dagli elettroni e dai protoni che arrivano dallo spazio e quindi avvengono tantissime reazioni chimiche molto complesse nell'atmosfera di Titano e che ha addirittura un ciclo del metano. Su Titano piove metano, fa anche rima, quindi ed è interessante perché Titano non possiede un campo magnetico e quindi viene sempre, quando si trova più all'esterno e abbandona il campo magnetico di Saturno, si trova proprio esposto al vento solare, quindi comporta tutti i raggi cosmici e le particelle cariche che interagiscono nell'atmosfera. Andiamo avanti? Ecco, la cosa più interessante è la superficie di Titano, perché su Titano c'è una superficie di laghi non composti d'acqua, ma composti da metano ed etano, perché a quelle temperature, a meno 180 gradi sotto zero circa, il metano, che da noi è un gas, lì è in forma liquida, quindi si creano questi laghi di etano e il lago più grande si chiama lago Kraken, poi c'è il lago Ligeia, e sono enormi gli appunti e quindi si propone la domanda: ma è possibile una chimica che utilizzi come solvente non l'acqua ma questi idrocarburi liquidi, metano e etano? È quello che dovremo scoprire, le ricerche che stiamo facendo su queste dovremo scoprirlo nelle prossime missioni. Andiamo avanti? Infatti, questa è una piccola tabellina che ho messo giusto velocissimo per far vedere che l'acqua H2O sappiamo che congela a 0 gradi, bolle a 100 gradi, quindi l'intervallo tra 0 e 100 gradi è l'intervallo in cui la troviamo liquida l'acqua, ma gli altri elementi
In particolare per titano ci deve essere metano, che è l'idrocarburo CH4, congela a meno 182 gradi e bolle a meno 164, quindi ha un range di 18 gradi, questo intervallo in cui lo troviamo liquido, ed è esattamente a quell'intervallo che è liquido sul pianeta Titano. Anche l'etano, vedete, l'etano più o meno a meno 183 congela, a meno 189 bolle, quindi a meno 94 gradi l'etano, di un range di 94 gradi, molto simile al range di 100 gradi dell'acqua, in cui si può trovare lo stato liquido. La forma anidre anche, guardate addirittura la silice, per dire, però ha un intervallo di ben 500 gradi in cui può essere liquida. È ovvio che ha delle temperature improponibili, 2000 gradi, non possiamo immaginare delle forme di vita noi per la vita come noi la conosciamo, quelle temperature. Però insomma, volendo, i solventi ci sono. Andiamo avanti. Ecco, questa è molto interessante secondo me, perché si vede, noi pensiamo che gli oceani della Terra siano immensi, in realtà sebbene la Terra sia coperta da più del 70% da mari, guardate, questa slide fa vedere la pallina azzurra sotto la Terra, sono il raggio che avrebbe un'ipotetica sfera fatta con tutti i mari della Terra. Quindi verrebbe fuori che la Terra, tutti i mari della Terra, comporrebbero una sfera con un raggio di solo 362 km. Guardate Europa, satellite di Giove, Plutone, che è l'ultimo corpo più lontano del Sistema Solare, Tritone, che è un satellite di Nettuno, Callisto, che è un satellite di Giove, guardate Titano e Ganimede, che hanno degli oceani molto più grandi. Addirittura Ganimede, satellite di Giove, ha un oceano sotto la sua superficie che è quasi quattro volte quello di tutta l'acqua della Terra. Quindi l'acqua abbonda nel Sistema Solare, abbonda, e la Terra è uno dei corpi che ne ha meno, paradossalmente. Qual è la nostra fortuna? Che ce l'abbiamo sulla superficie, ce l'abbiamo liquida sulla superficie, ma tutti questi corpi hanno degli oceani immensi sotto le loro strati, croste di ghiaccio liquidi. E dove c'è acqua liquida, la biologia ci insegna che potrebbero esserci forme di vita. Andiamo avanti. Qui lo vedete meglio, graficamente, proprio gli oceani di Titano e di Europa confrontati con quello della Terra, sono veramente molto più grandi. Andiamo avanti. Ecco, sono state ipotizzate, non è tanto di fantascienza questo disegno, perché sarà il futuro. Si stanno progettando, studiando delle missioni spaziali per raggiungere appunto in particolare Europa, dove si pensa di costruire dei mini sottomarini. Prima di tutto bisogna perforare, scendere con un lander sulla superficie della Luna, perforare il ghiaccio e poi far andare questi piccoli sottomarini negli oceani per studiarli. Ovviamente questo è un futuro molto 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 remoto, che però è una possibilità. Andiamo avanti. Infatti, però, mica tanto, perché nel 2022, fra solo 4 anni, partirà questa missione dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, JUICE, che vuol dire Jupiter Ice Moons Explorer, che praticamente esplorerà le lune di Giove. Esplorerà le lune di Giove e tre lune di Giove. Io non la esplorerà perché è la più vicina a Giove e quindi e non ha oceani. Esplorerà Europa, Ganimede e Callisto. E andrà in particolare Europa e Ganimede, perché Callisto, essendo la più esterna delle lune di Giove, non ha tanti fenomeni di marea dovuti alla gravità del pianeta, quindi potrebbe non essere caldo, così caldo all'interno, e quindi è meno interessante. Però questa sonda appunto arriverà nel 2029 nel sistema Gioviano e starà lì fino al 2033. Quindi avrà questi 4 anni per inviarci dei dati e per esplorare questi corpi. Andiamo avanti.
Ecco, ho parlato di panspermia, la teoria secondo cui appunto la vita può viaggiare attraverso meteoriti, comete e anche semplici frammenti per giorni, mesi e atterrare su vari mondi. Siccome è successo da noi, perché sono state trovate delle molecole complesse su meteoriti caduti da Marte o caduti anche da asteroidi, potrebbe succedere anche su altri pianeti e su altri satelliti. Quindi per semi intendiamo semplici molecole organiche complesse. Andiamo avanti. Allora, parliamo brevemente dei pianeti extrasolari. Lasciamo il nostro sistema solare e cerchiamo la vita, oltre che nel nostro sistema solare, nell'universo. Ci sono dei pianeti che ruotano intorno a stelle che non sono il Sole, intorno ad altre stelle. Quanti sono? Ad oggi, questo dato è aggiornato a ieri, abbiamo scoperto 3.755 pianeti scoperti e confermati. Ora, la fonte, vi consiglio quel link, è molto interessante, l'Enciclopedia dei pianeti extrasolari, dove ogni giorno potete vedere quanti, se è stato scoperto qualche pianeta in più. Tutti i giorni viene aggiornato, più o meno tutti i giorni, insomma, e vedete che questo numero continua ad aumentare, insomma, siamo già sull'ordine di grandezza di quasi 4.000. Andiamo avanti? Ecco. Cosa intendiamo per mondi potenzialmente abitabili? Intendiamo pianeti o intendiamo lune, cioè satelliti di pianeti, o intendiamo anche pianeti erranti, pianeti che sono stati scacciati dal loro sistema stellare per effetti gravitazionali, fionde gravitazionali, eccetera, hanno perso la loro stella e vagano nello spazio. Però se sono ancora giovani, ancora caldi, potrebbero avere appunto al loro interno degli oceani liquidi, o comunque potrebbero al loro interno ospitare delle forme di vita. È una storia un po' triste, perché pensate se queste forme di vita si sviluppassero, poi però questi pianeti senza una stella, alla fine, dopo un po' di milioni e milioni di anni, il pianeta è destinato a raffreddarsi, quindi insomma sarebbe un po' una probabile catombe. Andiamo avanti. Ecco, il concetto per svilupparsi la vita, noi cerchiamo dei pianeti che risiedano in quella che è chiamata la fascia di abitabilità intorno a una stella. La fascia di abitabilità è una misura, praticamente un parametro, che ci dice qual è lo spazio dell'orbita in cui il pianeta è alla giusta distanza dalla propria stella, non troppo vicino e non troppo lontano, per poter mantenere dell'acqua liquida sulla sua superficie. E l'acqua la prendiamo sempre come parametro di vita, perché noi prendiamo come parametro di vita noi stessi, perché siamo l'unica vita che conosciamo, quindi sappiamo che per noi l'acqua è vita. Andiamo avanti. Ecco, le stelle però non sono tutte uguali. Le stelle, il Sole è una stella media, anche se è abbastanza grandina, comunque medio grande, ma ci sono stelle molto più grandi del Sole e stelle molto più piccole del Sole. Vengono classificate la classe spettrale delle stelle con delle lettere. O sono le stelle grandi, azzurre e calde, B, quelle molto calde, molto grandi anch'esse, A, F, fino a G, fino alla M. Il Sole è una stella di tipo G, quindi guardate com'è più piccola rispetto agli altre classi di stelle. Scrivo sempre questa frase per ricordarsi OB e Fine Girl Kiss Me, così potete ricordarvi con questa semplice frase tutte le categorie delle stelle, dalla più calda alla meno calda. La temperatura decresce, le stelle di classe M sono delle nane rosse, delle stelle nane rosse, stelle molto più piccole del Sole, molto più fredde, col colore rosso. Invece le stelle più grandi sono bianche e azzurre e sono molto calde e energetiche. Andiamo avanti. Vedete qui, ecco, in questo diagramma si vede questo asse cartesiano, si vede bene due esempi di fascia di abitabilità. In alto abbiamo il nostro Sole e i pianeti Mercurio, Venere, Terra e Marte, i pianeti interni del sistema solare. Vedete che Venere,
la Terra e Marte ricadono nella fascia di abitabilità, cioè quella zona dove è possibile che ci sia l'acqua allo stato liquido. Ovviamente non è detto che debba esserci per forza, c'è la possibilità, infatti sulla Terra c'è l'acqua, su Venere, Venere ormai è un effetto serra, è coperto da nubi, pazzesco, su Venere non c'è acqua, è stato trovato vapore d'acqua nelle sue nubi, però assolutamente sulla superficie non c'è. Quindi nonostante che Venere sia al limite della fascia di abitabilità, ha veramente un ambiente non adatto alla vita, e anche Marte attualmente ha un ambiente non adatto alla vita, non basta essere nella fascia di abitabilità, però è sicuramente un buon inizio. In basso vediamo il sistema planetario della stella Gliese 581, che ha 6 pianeti, questa stella, sono stati tutti numerati con lettere dell'alfabeto, con grandissima fantasia, devo dire, si sono sprecati gli astrofisici, le hanno chiamate E, B, C, D, eccetera. Il pianeta C, G e D ricadono, soprattutto il G, ricade nella fascia di abitabilità. Ma quello che volevo farvi notare è che in questa fascia di abitabilità, nel caso di stelle piccole, stelle nane rosse e più fredde del Sole, è spostata perché è più vicina al Sole. La fascia di abitabilità per una stella fredda, piccola, è molto vicina alla stella. Per le stelle calde, più grandi del Sole, la fascia di abitabilità è molto lontana dalla stella. Andiamo avanti. Questo è un pianeta, un sistema planetario che è stato scoperto di recente, uno dei più famosi, si chiama il sistema di TRAPPIST-1, la stella si chiama TRAPPIST-1, intorno a questa stella sono stati scoperti 7 pianeti che ruotano, B, C, D, E, F, G, 3 di cui sono tutti rocciosi, tutti pianeti rocciosi come la Terra, e non giganti gassosi come Giove e Saturno, che sono composti solo di idrogeno, elio, ammoniaca, e non si può atterrare sulla loro superficie perché non hanno una superficie solida. Questi sono pianeti tutti di tipo terrestre, diciamo, paragonati alla Terra, alle dimensioni della Terra, vedete, hanno dimensioni molto simili. Quindi è un sistema planetario assolutamente interessante. La loro stella però è una nana rossa molto piccola, con una massa solo l'8% di quella del Sole, e ha una temperatura bassissima, la stella ha una temperatura bassissima, 2550 gradi Kelvin, il Sole sulla sua superficie, sulla fotosfera, ne ha circa più di 5007, circa 5007. Quindi la fascia dell'interno, pensate che quasi tutti questi pianeti stanno lontani dalla loro stella, sono più vicini alla loro stella di quanto Mercurio sia vicino al Sole. Mercurio è il pianeta del sistema solare più vicino al Sole, è un pianeta rovente, però questi pianeti qui sono ancora più vicini di Mercurio, attaccatissimi alla loro stella, nonostante ciò sono in fascia di abitabilità, perché la loro stella è molto fredda. Quindi la loro temperatura, sulle loro temperature, soprattutto per 3 di quelli, potrebbero essere temperature che permettono all'acqua di essere liquida sulla sua superficie. Ovviamente se l'acqua c'è, perché se l'acqua non c'è, non possiamo sapere. Andiamo avanti. Questa, vabbè, se andate su questo sito, c'è un PHL, è un bellissimo sito dell'Università di Arecibo, dove ci sono queste infografiche fatte benissimo, praticamente su Via Giorno, che fanno il disegno dei pianeti, scoperti, dove potenzialmente più interessanti per la vita. Vedete che il primo pianeta in alto a sinistra è Proxima Centauri B, il pianeta più vicino a noi in assoluto, perché è il pianeta della stella Proxima Centauri, che è la stella più vicina a noi, che dista solo 4,2 anni luce da noi. E questi sono i pianeti che abbiamo scoperto più promettenti e su cui si spera possa esserci vita. Sono tutti in fascia di abitabilità, nella fascia di abitabilità delle loro stelle. Andiamo avanti. Per ultimo parliamo di Proxima B. Proxima B è il pianeta roccioso che è stato scoperto vicino alla stella Proxima Centauri.
è stato scoperto nel 2016, è una nana rossa con una temperatura inferiore a quella del Sole, proprio la stella di Proxima Centauri, quindi questo pianeta è molto vicino alla sua stella. Pensate che ci mette solo 11 giorni il pianeta a fare un'orbita intorno alla sua stella. Un anno di questo pianeta dura solo 11 giorni, un anno di questo pianeta. È molto veloce perché è molto, molto vicino. Ha una massa paragonabile a quella della nostra Terra e ha una temperatura di meno 39 gradi. Però, se avesse un'atmosfera densa e una pressione alta, probabilmente l'acqua potrebbe, in alcuni luoghi, essere liquida alle giuste condizioni di temperatura e di pressione. E vista da noi, appunto, pochissimo, solo 4 magnitudini ce ne avanti. Allora, come potrebbero essere ipotetici alieni? Ovviamente non lo sappiamo, ma la fantasia degli scienziati, degli scrittori di fantascienza si è sbizzarrita su basi scientifiche però, perché per esempio per pianeti molto massicci con una forte gravità si è ipotizzato delle forme di vita filiformi e molto alte, viceversa per pianeti per pianeti con bassa gravità e poca massa ci possono essere delle forme, degli esseri viventi filiformi molto alti, viceversa per pianeti molto massicci con una grossa gravità ci dovrebbero essere delle forme di vita massicce in grado di sopportare e non alti, in grado di sopportare, di non essere schiacciati troppo e di sopportare una forza di gravità così elevata. Si ipotizza addirittura che nei pianeti gassosi, perché si dice perché solo nei pianeti rocciosi ci può essere vita, magari anche nei pianeti gassosi, nelle nubi dei pianeti gassosi, in un determinato strato di nube, ci potrebbero essere degli elementi chimici favorevoli del vapore d'acqua, ci potrebbero essere degli esseri anche primitivi, fluttuanti, che volano in queste nubi e che si riproducono. Potenzialmente è possibile, ecco. Andiamo avanti. Ecco, infine il concetto di abitabilità galattica. Non è importante solo dove è posizionato un pianeta vicino alla stella, ma anche la stella nella sua galassia ospite, dov'è posizionata? Noi siamo fortunati perché siamo a tre quarti, siamo un pianeta, un sistema solare periferico e non siamo messi né nel centro della galassia, del rosso, dove c'è un buco nero supermassiccio e c'è una alta densità stellare e quindi praticamente ci sono molte radiazioni, raggi X, raggi gamma, non è un posto tranquillo, diciamo, e anche all'esterno, troppo all'esterno, c'è una bassa metallicità, cioè ci sono pochi elementi chimici con composizione complessa, diciamo. Per metalli gli astronomi intendono tutti i componenti chimici a parte l'idrogeno e l'elio, è improprio, però usano questa terminologia. Il posto ideale è una fascia verde, diciamo a metà tra il centro e i sobborghi, diciamo l'estremità di una galassia, dove ci sono la giusta metallicità, presenza di elementi pesanti e la giusta densità ideali per sviluppare delle stelle e dei pianeti, quindi, perché i pianeti nascono dalla nube primordiale che ha formato anche la stella, con diciamo i giusti componenti chimici. Quindi è importante guardare anche queste cose. Ovviamente non vuol dire che non ci possa essere una forma di vita su un pianeta al centro della galassia, diciamo solo che è più raro e quindi facciamo delle statistiche di possibilità. E quindi andiamo avanti, grazie. Questa è l'ultima slide, perché alla fine di tutti questi discorsi che cosa abbiamo trovato studiando gli elementi chimici? Abbiamo trovato che il nostro universo è abbastanza omogeneo e isotropo, ovvero tutti gli elementi chimici della tavola periodica che
conosciamo e sono quelli, sono presenti in tutto l'universo, le particelle elementari sono le particelle subatomiche che compongono l'atomo, che non sono composte, non sono scomponibili a loro volta, ovvero i quark che compongono i protoni, i neutroni o gli elettroni, tutte le particelle elementari e subatomiche sono ovunque nell'universo, sono sempre le stesse e soprattutto hanno validità le leggi della fisica classica in generale, della fisica classica e le leggi della fisica moderna, in particolare la teoria della relatività generale per il macrocosmo e la meccanica quantistica che studia invece il microcosmo e i quanti e gli atomi, l'estremamente piccolo. Le quattro forze fondamentali, cinque se vogliamo suddividere, però le quattro forze fondamentali, la gravità, la forza nucleare forte, la forza nucleare debole, l'elettromagnetismo, sono presenti e sono le forze fondamentali che regolano tutto l'universo, la Terra come l'universo, e quindi anche la grandezza dell'entropia e i principi della termodinamica di cui abbiamo parlato all'inizio, introducendo un concetto di vita, sono valide in tutto l'universo, cioè praticamente le stesse leggi fisiche sono valide in tutti i punti dell'universo, per quanto noi ne possiamo sapere, cioè gli studi dimostrano che a meno che non scoprire qualcosa di nuovo in futuro, magari, perché i fisici sono sempre contentissimi di essere smentiti, perché vuol dire che si scopre qualcosa di totalmente diverso e si apre le porte a una nuova fisica, però ovunque guardiamo nel cosmo vediamo sempre gli stessi elementi chimici e soprattutto le stesse leggi fisiche che regolano i processi chimici. Avanti, quindi io ho terminato e vi lascio con un pensiero sempre di Stephen Hawking sull'astrobiologia che mi faceva un po' ridere e che condivido. Quindi grazie mille per l'attenzione, grazie. Uno nel deserto.